Aldo Montoni, Università di Cagliari, parliamo di, di sedimenti. Oggi un workshop importante che ha approfondito questa, questa tematica con esperti, insomma con voi in prima persona a parlare. Sì, è stato il workshop diciamo, annuale che facciamo sul progetto Cost Best, è andato bene, abbiamo presentato gli ultimi sviluppi del progetto, quelle che sono le attività che dobbiamo ancora fare in questo diciamo, anno e mezzo che rimane di progetto. Eh, siamo soddisfatti, le cose stanno andando abbastanza bene, presto installeremo un impianto pilota a Livorno e, e verificheremo su scala un po' più ampia ciò che abbiamo già verificato su scala di laboratorio. L'interesse sull'argomento è, è ampio il progetto riguarda la possibilità di ehm, riutilizzare i sedimenti che vengono dragati per esigenze di manutenzione dei porti, dei piccoli porti eh, si intende riutilizzarli recuperando da questo sedimento della sabbia che è pulita può essere riutilizzata per i ripascimenti. Eh, L'aspetto interessante è che si intende fare questo Ovviamente a maggior ragione con i tempi che corrono, con un trattamento che abbia dei costi relativamente ridotti, quindi con processi abbastanza economici. Su scala di laboratorio i risultati sono stati incoraggianti, la sabbia si può recuperare, è pulita e adesso attendiamo che l'esercizio di questo impianto pilota ci confermi quanto, quanto visto su scala minore. Poi essere qui è sempre un piacere, l'occasione giusta per, per incontrare figure, enti che sono potenzialmente interessati a quello che noi stiamo facendo. Quindi diciamo aggiornamenti a breve sul sito Costbest. Sì, il sito Costbest che è aggiornato costantemente dall'Aben Lab. Lab è... Loro regolarmente diciamo, postano, diciamo, per usare un termine attuale, i documenti, le foto, i dati che sono stati prodotti durante la, le attività del progetto stesso. Quindi sì, per chi è interessato sul sito trova documenti e tutti i contatti se vuole avere approfondimenti sui dati riportati, presenti, disponibili sul sito. Grazie, buon lavoro. Di niente a voi.